William Zonfa, ci siamo ritrovati qui all'alberghiero di Roccaraso dopo aver passato una bellissima giornata, anche te come giurato qui nella tua vecchia scuola. Come hai trovato la preparazione di questi piatti e come è andato questo concorso? Innanzitutto ringrazio la scuola per avermi nuovamente invitato. Per me venire qui significa veramente tornare a fare un flashback con il passato. 5 anni passati in questa splendida scuola, formazione, cultura, ci ha reso un po' ometti, ecco, c'è tanto qui, c'è bisogno di raccontare tanto, però è una scuola che mi ha formato molto. Oggi ho trovato questi ragazzi veramente di una bellissima preparazione, perché è pur vero che hanno vinto solo in 3, ma in realtà si sono veramente battuti per pochi punti, quindi il livello veramente è stato altissimo, cioè nel senso dal primo al secondo al terzo passavano veramente 5-6 punti tra il primo piatto e il secondo, quindi devo essere sincero, ho trovato una bella formazione, ma persone abbastanza mature, secondo me pronte per entrare nel mondo del lavoro, ecco. A proposito del mondo del lavoro, fra qualche mese, se tutto va bene, il tuo nuovo ristorante all'Aquila, parlaci di questo progetto. Ma è un progetto che penso chiunque faccia questa carriera ce l'ha un po' come sogno, no? Il fatto che uno nella vita fa tanti sacrifici e ama fare questo lavoro, ecco, forse il fatto di avere un ristorante proprio significa riuscire a colmare i propri sogni, ecco. Quindi ci sarà questa nuova avventura nell'anno nuovo, un'avventura che mi vede protagonista sia come cuoco, che faccio già da tantissimi anni, ma soprattutto come imprenditore, che è la cosa che mi spaventa un po' di più. Così come hai regalato un sogno a questi ragazzi, perché durante la premiazione hai tranquillamente detto ai ragazzi: quando aprirò a marzo-aprile il mio ristorante, voi dovrete venire qui da me a fare uno stage. Sì, ovviamente abbiamo premiato le prime 3 persone. Poi ovviamente i ragazzi ne erano 9 e ho detto: farò un regalo a tutti voi, cioè chiunque volesse tramite la scuola venire a fare uno stage di formazione presso la nostra struttura, insomma siamo lieti di ospitarli. Una scuola che crea una grande sinergia proprio con gli chef stellati. Sì, una scuola esatto, che è a stretto contatto con le eccellenze della gastronomia. È una scuola che diciamo, forma l'alunno dall'inizio delle sue possibilità, delle sue conoscenze, fino a metterlo proprio nel mondo del lavoro. È una bella fortuna questa che hanno. Augusto Polidoro, docente dell'Istituto Alberghiero De Panfilis di Roccaraso, neo insignito di un riconoscimento importante presso la Camera dei Deputati da parte della Federazione Italiana Cuochi d'Italia. Cosa si prova ad aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento? Allora, l'emozione è tantissima, ricevere un merito presso la Camera dei Deputati è una cosa più unica che rara. Comunque nel mio piccolo penso che non c'è bisogno di andare alla Camera dei Deputati per ricevere un merito. Il merito ce lo possiamo dare tutti i giorni tra di noi, quando ci incontriamo con un saluto o con l'aiutare il prossimo, dice ho bisogno di qualche cosa e nel piccolo ci attiviamo per risolvere questo problema. I meriti sono la famiglia, sono i figli, i nipoti. Il vivere quotidiano e risolvere i problemi nei posti di lavoro, per me questi sono i meriti. Quelli figurativi sì, sono importanti perché forse ti fanno capire in alcuni momenti dove pensi di essere inconcludente e questi dicono guarda che stai facendo bene e te lo riconosciamo. Questo è quello che penso io dei meriti e dei riconoscimenti. Una lunga carriera soprattutto qui nell'Istituto Alberghiero che in un certo qual modo è diventata anche una tua seconda famiglia. Sicuramente sì, infatti ho scritto su alcuni blog che ho fatto, su post su Facebook, che dedico questo riconoscimento in primis alla mia scuola alberghiera, in secondo alla Federazione Italiana Cuochi e in terzo alla famiglia. Qui insegno dal 1996. E sono cresciuto man mano con l'istituto. Questa lunga carriera che ti ha fatto scoprire tantissimi amici che sono diventati anche degli chef stellati, come oggi in rappresentanza di questo istituto alberghiero c'è lo chef William Zonfa, stella Michelin. Sì, ho avuto la fortuna di poter indicare la strada a William Zonfa, quella la strada della cucina, dove lui ha avuto una
una qualità di scelta di percorsi che lo ha portato a questo livello. Una scelta che probabilmente è dettata anche da un'istruzione ottima, ma soprattutto in un convitto che permette ai ragazzi di entrare da ragazzini ed uscire uomini. Comunque l'istruzione non è che viene impartita soltanto da un insegnante, siamo un team di insegnanti che lavoriamo in gruppo e per poter cercare di ottenere da ogni studente o da ogni allievo il massimo della professionalità.